Non so voi, ma se c'è una cosa che odio durante le visite mediche sono le attese. E non solo le attese in fila, ma anche le attese delle visite mediche. Tipo una richiesta di visita per diagnosi strumentale, che per inciso dovrebbe essere il primo passo verso un percorso di guarigione. Cioè, prima di fare una diagnosi, sarebbe bene valutare più cose, più piani, più strade, avere perlomeno un'idea un po' più chiara della situazione. Per poi, carta alla mano, andare da uno specialista e valutare insieme qual è il percorso migliore. Funziona così o no? Purtroppo per voi, ma soprattutto per me, non viviamo a Paperopoli, dove tutto quanto funziona una meraviglia, ma siamo in Italia. E quindi accade che nel momento della prenotazione del proprio posto per una RX, per un TAC, per una risonanza e batte la pesca, la visita che ti verrà concessa sarà, come posso dire, più in là. Diciamo che nel momento in cui toccherà a te, allora o sarai guarito da solo o sarai morto. Peccato, potrebbe essere un esperimento abbastanza interessante. Ma se per fortuna, o culo, o paghi, sei uno dei pochi fortunati che hanno avuto il proprio posto per una valutazione strumentale, per una diagnosi strumentale, allora sappi che ti sono molto vicino, perché sei arrivato al traguardo, ma soprattutto perché una volta ottenuto il referto, ti trovi di fronte a una situazione praticamente come questa. Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ci ho preso, vero? Ecco perché ti confesso un'altra cosa che in realtà mi manda i matti, ovvero quando si dà per scontato che in qualche modo il paziente possa capire quello che c'è scritto nel referto, tutti quei geroglifici che ci sono scritti. C'è chi non lo spiega per un cazzo. Quando invece si parla col paziente e si cerca di capire, più delle volte in realtà si dà per scontato. Il medico parla un po' in maniera scontata, come se molti di quei termini fossero comuni. E questo mi manda in bestia, perché penso che sia anche un po' nostro diritto sapere effettivamente il nostro stato di salute, o perlomeno capire il più possibile. O perlomeno non trovarsi di fronte a una persona che un po' te la sta spiegando come se fondamentalmente gli stai facendo un favore. Perciò eccomi qua, benvenuti al nuovo format di Pillole per Pivelli, dove effettivamente quel pivello ignorante in materia potresti essere tranquillamente tu. Io sono il dottor Osteofer, osteotuttologo esperto in pivellologia, in difesa dei deboli e pronto per divulgare quelli che sono i segreti della diagnosi strumentale e andare a divulgare e condividere quelli che sono i concetti base che possono servire a tutti quando ci si trova di fronte a un referto medico, così da non rimanere scioccati o addirittura spaventati quando andrete a leggere determinati termini che sembrano molto in dottoressa o in certi casi delle bestemmie turche. Ci ho pensato parecchio a questi tipi di video, in effetti, perché penso che sia non soltanto giusto, ma anche tremendamente utile. Ma ho deciso di dividerlo in, chiamiamole, puntate, soprattutto perché non solo il video potrebbe venire fuori tipo di 6 ore, anche perché si caricherebbe di concetti talmente difficili a un certo punto che sarebbe troppo pesante da seguire, ma soprattutto perché dividendolo in puntate si riesce a far passare dei concetti in maniera un po' più semplice, un po' più fruibile, un po' più terra terra, che è quello che ci piace a noi. Che dite? Mi sembra buono, no? Tanto decido io, il video è mio. Ok, quindi si parte, ma si parte con una premessa. E la premessa è: a che serve la radiologia? Ve la spulcio in questo modo. La radiologia viene definita come la branca medica che va ad utilizzare l'imaging medico per diagnosticare e trattare successivamente le patologie. Fornisce in breve ai medici le informazioni visive sullo stato di salute del paziente, informazioni visive sullo stato di salute, aiutando ad identificare in maniera più accurata patologie e trattamenti e monitorare i progressi. Sentito come suona bene? Cosa utilizza il radiologo per reperire queste informazioni? Le tecniche e gli strumenti che andrà ad utilizzare il radiologo sono ben distinte, sono varie e ognuna ha la sua particolarità. Quindi avranno dei ruoli diversi, distinti, e già qui si parte con un po' di confusione a volte. Parliamo di RX, parliamo di risonanza magnetica, parliamo di ecografia, parliamo di tomografia assiale computerizzata.
È la TAC, raga, è la TAC. Queste ovviamente sono alcune, sono un minimo, ma sono semplicemente quelle un po' più conosciute. Interessanti invece sono i livelli che separano e che dividono e categorizzano le varie diagnosi strumentali, i vari strumenti. Vengono infatti distinti in primo livello, secondo livello e terzo livello, proprio per grado di dettagli, per grado di conoscenza di alcune informazioni. Più sale il livello, più aumenta il dettaglio. Di solito si parte sempre con una RX, quindi con la classica lastra, che viene ovviamente considerato come esame di primo livello, un po' perché è quella più rapida e un po' perché è quella più consigliata a livello medico. Si dà un po' per abitudine a volte, soprattutto quando si finisce purtroppo in pronto soccorso in ospedale. Ma è qui che in realtà scatta già un bel problema, già perché viene spesso appunto consigliata un po' così, un po' a cazzo di cane. E funziona. Perché si fa così? Spesso proprio come primo consiglio, indipendentemente dal problema. Perché? Non si sa sta cosa. Sì, ok, è di primo livello, ma questo non vuol dire che deve diventare la scusa per ogni sacrosanta prima visita medica. Altrimenti il paziente che viene a fa? A fa visita? Tanto lo sappiamo già. No? Sbaglio io? Comunque ne parleremo, ogni video sarà dedicato. Comunque l'ordine più o meno da rispettare è sempre più o meno questo, ovvero paziente, problema, visita, medico, valutazione, eventuale diagnosi strumentale, referto specialista, diagnosi, diagnosi, terapia, cura, si spera. Che succede però se a questo primo livello c'è confusione, c'è mancanza di dati, c'è necessità di approfondire un po' di più? Che so, faccio un RX, l'RX non mostra tutto quello che mi serve, un po' per le informazioni rilevate, un po' perché effettivamente manca qualcosina o qualcosa non torna, e boom, secondo livello. Allora saliamo di grado, saliamo di intensità e saliamo di dettaglio strumentale. Ho bisogno di prendere più informazioni e quindi risonanza magnetica. Ci siamo? Un po' più facile così? E in effetti fila come discorso, anche se onestamente parlando non è sempre così semplice, dipende dal paziente, dipende dal caso. Però in linea di massima parliamo di questo, giusto per farvi capire. Stesso discorso in crescendo con altri vari test, altri vari livelli. Ora, la prima reale infarinatura di oggi con questo video che mi preme e ci tengo a darvi è sulla differenza di scopo tra le varie diagnosi strumentali, tra vari strumenti. Perché questo vi servirà già da oggi a capire un pochettino di più perché si scelgono diverse diagnosi strumentali piuttosto che altre. Prendete appunti, ma sono facili e veloci. Partiamo con l'RX, la più diffusa, la più chiacchierata. L'RX andrà ad utilizzare radiazioni X che serviranno per creare delle immagini specifiche di ossa o simili. Ciò che rileva meglio, in effetti, sono le strutture ossee, come ad esempio le rotture, le lesioni ossee, le fratture, i problemi dentali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti un po' su quel filone. Durata, in realtà, pochi minuti. È abbastanza veloce. I vantaggi sono che l'RX è quella un po' più rapida e soprattutto la si trova praticamente ovunque, in qualunque clinica, in qualunque ospedale. Gli svantaggi sono che in realtà dà via una piccolissima quantità di radiazioni, tant'è che spesso non vengono consigliate troppe RX di fila. Sì che siamo fan di Fallout, però fino a un certo punto. Secondo strumento, risonanza magnetica. Questo strumento andrà ad utilizzare dei campi magnetici ed onde radio che andrà a creare delle immagini molto più dettagliate, che però prenderà tutta un po' la sfera sia dei tessuti molli e delle strutture ossee, quindi alcuni organi, alcuni tessuti molli e porzioni ossee. Molto spesso viene utilizzata per visionare quelle che sono proprio le articolazioni in toto. Quindi abbiamo detto rileva meglio le lesioni ai tessuti molli, come strappi e stiramenti, tumori cerebrali, problemi alla colonna e non soltanto alla colonna e non soltanto ossei, e anche malattie muscolari. La durata, qui alterniamo tra un 30 e un 60 minuti, dipende sempre un po' dalla risonanza. I vantaggi, come abbiamo detto, sono un bel 50 e 50 sia di tessuto che di struttura ossea, quindi molto più utilizzata per articolazioni, per infiammazioni articolari, per condizioni interne come possono essere anche ernie o protusioni lungo la colonna e soprattutto che non utilizza radiazioni. Prossimo strumento, ecografia. Questo strumento andrà ad utilizzare delle onde sonore ad alta frequenza che andranno a creare delle immagini interne dei tessuti molli, quindi soprattutto di organi interni. Quindi cosa rileva meglio? Gravidanze, tiroide, organi interni toracici e addominali. Infatti spesso viene utilizzata per visionare quelli che sono i visceri, inclusi anche gli esami cardiaci.
quindi per esempio l'ecocardiogramma. La durata può cavalcare tra i 15 e i 45 minuti. Vi assicuro che conosco medici che fanno il lavoro in 7 minuti e vi guardano anche l'albero genealogico. I vantaggi dell'ecografia sono che uno, non ci sono radiazioni, e due, soprattutto, è qualcosa che può essere utilizzato in gravidanza, che è una condizione molto particolare. Gli svantaggi è che fondamentalmente è un po' la meno dettagliata, soprattutto se si va alla ricerca di quelli che sono supposizioni a livello muscolo-scheletrico, quindi problematiche o dolori muscolo-scheletrici. Che so, il classico mal di schiena, non ti viene in mente di fare l'ecografia, non vedresti niente. Oppure dolore alla spalla, non ti vai a fare un'ecografia, anche se vuoi andare a presupporre che ci sia qualche danno a livello di tendini o muscoli. In quel caso è meglio la risonanza. Passiamo alla TAC. Questo è uno strumento molto potente che andrà a combinare quelle che sono le RX con la creazione e l'elaborazione di immagini al computer, creando delle immagini, viene detto, trasversali del corpo. Quindi andrà a creare tutti i foglietti all'interno del corpo per visionare tutta la sua profondità, tutti i vari livelli di profondità. Proprio per questo la TAC viene utilizzata per andare alla ricerca di quelli che possono essere tumori, emorragie interne, fratture complesse o alla ricerca di quelli che possono essere anche problemi vascolari, casomai in combinazione con un altro esame che può essere ad esempio l'ecodoppler che viene utilizzato per la circolazione. La durata della TAC si aggira intorno ai 10-30 minuti, sempre relativo al problema. I vantaggi sono che spacca per il dettaglio che viene fuori, racchiude davvero tantissime informazioni. Lo svantaggio è che, come esattamente l'RX ma anche un po' di più, utilizzerà molte più quantità di radiazioni, soprattutto perché in effetti è un esame un po' più lungo della radiografia, quindi sei più esposto a radiazioni ed è anche, tra virgolette, meno ripetibile nel breve tempo. Ora, detto questo e fatto questo primo elenco, che per inciso è soltanto agli inizi, ce ne sono molti di più di strumenti, rimaniamo sul fatto che queste per adesso sono quelle un po' più utili perché sono quelle un po' più comuni, quelle che sicuramente a casa avete, anche vecchie, tipo questa, tipo questi, tipo CD sparsi per casa. Ma giusto per la cronaca possiamo anche parlare di MOC, possiamo parlare di elettromiografia, mammografia, DEXA, spirometria, angiografia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono davvero tante, tutte più o meno utili. Bel casino, eh? Comunque possiamo sempre parlarne in più occasioni, casomai strumento per strumento, così sarà molto più semplice. L'importante è che già con questa piccola infarinatura sia servita un po' a chiarirvi le idee, a iniziare a chiarirvi le idee, o perlomeno a darvi qualche piccola informazione in più che possa esservi utile. Informazioni per adesso più accessibili. Video per video, strumento per strumento, vi aiuterò anche a capire i significati di certe parole, di certe parolacce che leggete sul referto. Vi assicuro che con qualche piccolo trucchetto sarà molto più facile capire e sarà molto più facile per voi mettervi nella condizione di avere un'idea più chiara sul vostro stato di salute. Più che giusto, direi. Ditemi che ne pensate qui giù e fate domande se ne avete. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!